Richetti, cominciamo con questa questione della trasmissione su Rai 3 Report. I 5 Stelle sono scesi in campo per difenderla da tanti e svariati attacchi del suo partito. In serata Renzi ha cercato un po' di chiarire, perché sembrava che addirittura qualcuno di voi volesse chiudere questa storica trasmissione di Rai 3. Ha detto: non chiedo chiusura Report, ma chiedo invece che vengano vaccinati i bambini. Perché tutti questi attacchi del Partito Democratico? Beh, diciamo che ogni tanto qualcuno fa confusione sulle funzioni che gli attribuisce il ruolo. I deputati del PD non chiudono e non aprono trasmissioni. Chi lo fa è bene che si concentri sull'attività di legislatore, però bisogna chiudere molto in fretta sia questa polemica che questa ambiguità che si sta creando nel nostro paese sul tema dei vaccini. Questa sì che mi preoccupa un po' di più, a tal punto che, come lei sa, siamo stati inseriti come paese tra le mete nuovamente a rischio rispetto a alcune patologie. Come il morbillo, gli Stati Uniti ci hanno messo, sì, che sembra un po' di tornare indietro. E da questo punto di vista io penso che il tema non sia certamente spostare il tiro sulla libertà di informazione. Era Grillo in una vecchia uscita del 2013 che disse: Rodotà e la Gabanelli faranno i conti con noi. Con noi non deve fare i conti nessuno. Però su un punto, sulla verità, su questa questione, soprattutto su una corretta informazione alle famiglie, soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini, questa è una roba da ritenere fondamentale, anche perché poi sulle modalità di svolgimento della trasmissione qualche elemento di ambiguità si è verificato, cioè mancato invito di una voce scientifica diversa da quella che legittimamente sentito durante la trasmissione, per cui nessuna chiusura di Report, ma chiusura della disinformazione e dell'ambiguità che su questo tema non sono consentite.